Grazie a Dossier Salute siamo in compagnia del dottor Paolo Ronchi, ex primario del reparto di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Sant'Anna di Como e presidente dell'associazione Tra Capo e Collo. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi, grazie. Oggi dottore con lei parliamo dei tumori delle ossa mascellari. Innanzitutto che cosa sono? Allora, i tumori delle ossa mascellari sono appunto dei tumori che si originano all'interno delle ossa mascellari, cioè della mandibola o del mascellare superiore, e quindi vanno tenuti distinti dagli altri tumori del cavo orale che si originano da tessuti di rivestimento, delle mucose, eccetera. Quindi si originano all'interno del tessuto osseo, originatisi da cellule del tessuto osseo, quindi fibromi, osteomi e questi tipi di tumori. Generalmente sono tumori benigni. Oltre al tessuto vero e proprio osseo, possono originarsi anche da quelle cellule che fanno parte dello sviluppo embriogenetico dei denti, che per ragioni che poi vedremo o sconosciute, restano inglobate nell'osso e a un certo punto cominciano a proliferare e quindi a crescere. E quindi sono i tumori odontogeni proprio per la loro origine. Tra questi tumori odontogeni ce n'è uno in particolare, che si chiama adamantinoma, che pur essendo benigno e quindi non dà delle metastasi a distanza come i tumori maligni, ha però un'aggressività locale piuttosto marcata e quindi va curato poi in maniera estremamente rigorosa. Poi, accanto ai tumori benigni, che sono percentualmente la maggioranza, per fortuna, ci sono anche sempre nelle ossa mascellari i tumori maligni, che sono i sarcomi, che sono gli analoghi dei sarcomi delle ossa lunghe che si possono verificare. Dottore, come si manifestano e quali sintomi? Allora, proprio perché si originano all'interno dell'osso, inizialmente sono asintomatici e cominciano a dare segno di sé quando danno delle tumefazioni visibili a livello del cavo orale, come per esempio vediamo in questa prima immagine, nella mandibola inferiore a sinistra, questa tumefazione che si nota chiaramente, oppure come in quest'altra immagine a livello del mascellare superiore a destra, vedete questa tumefazione ben evidente. Chiaramente si possono verificare anche in pazienti edentuli, come vediamo in questa altra immagine, nel settore mascellare superiore a sinistra vedete chiaramente questa tumefazione. Poi, poiché originano dal tessuto osseo, possono anche avere un cosiddetto riscontro occasionale, cioè in corso di un esame radiografico, normalmente una radiografia panoramica fatta per diagnosi o per motivi odontoiatrici, si scopre l'esistenza di questi tumori, come vedete in questa immagine radiografica, questa immagine più chiara, nettamente circoscritta, nettamente radiopatica, che è appunto un tumore odontogeno benigno. Viceversa, quando abbiamo tumori più aggressivi, come i sarcomi, allora possono dare una sintomatologia dovuta a una mobilità dentale o a delle compressioni nervose e quindi delle parestesie, soprattutto a livello del labbro inferiore. Quali sono le cause? Allora, contrariamente ai tumori del cavo orale, dei tessuti di rivestimento, che come sappiamo hanno delle cause ben precise, fumo, alcol, eccetera, questi, nascendo all'interno del tessuto osseo, non hanno questo tipo di cause e quindi possono avere una eziologia, una genesi o di tipo patogenetico, genetica o immunitaria. Come si curano, dottore? Chiaramente la terapia è chirurgica, previa un accertamento istologico con una biopsia che quindi ci dà esattamente il tipo di tumore e poi la resezione chirurgica, che nei casi più benigni e minori è un intervento assolutamente semplice e già nelle piccole neoplasie benigne si ha una ricostituzione spontanea del tessuto osseo, quindi non servono delle ricostruzioni particolari. Nei tumori più estesi, sia benigni che odontogeni, allora quando la resezione è maggiore si possono fare delle ricostruzioni ossee immediate o con dei trapianti ossei o con dei trapianti vascolarizzati microvascolari ossei, e che sono tecniche chirurgiche ormai ben codificate, ormai ben standardizzate, che danno degli ottimi risultati. Questo, ripeto, nei tumori più estesi e leggermente più aggressivi, come certi tipi di tumori odontogeni che abbiamo visto. Per i sarcomi, viceversa, la terapia deve essere integrata,
quindi deve comprendere una chemioterapia e una radioterapia. E ci sono dei protocolli ben precisi, ben codificati, che partono con una chemioterapia preoperatoria, cosiddetta chemioterapia di induzione, che in un certo senso circoscrive il tumore, seguita dalla chirurgia e nuovamente dalla chemioterapia e dalla radioterapia. Come in tutti i casi di tumori maligni, tanto più precoce è la diagnosi, quindi tanto prima si arriva a scoprire, tra virgolette, questo tumore, tanto migliore è la prognosi, nel senso che nei casi iniziali possiamo avere una sopravvivenza a 5 anni anche dell'80-90%, ovviamente nei casi più avanzati la sopravvivenza, ahimè, scende drasticamente. Grazie, dottore. Grazie a voi, buongiorno.